candidati sindaci? Guarda, la priorità è assolutamente quella di via San Secondo, perché se deve diventare la strada di scorrimento di Ventimiglia, e lo diventerà, questo è inevitabile, occorre fare una serie di interventi che noi abbiamo elencato in maniera precisa, netta: l'allargamento ove possibile della strada, la realizzazione di un marciapiede, quello è davvero imprescindibile, perché una strada del genere non può essere lasciata senza marciapiede, il miglioramento della segnaletica, l'asfaltatura che diamo per scontato e ultima, ma non in ordine di importanza, un maggior controllo del codice del rispetto del codice della strada, perché francamente adesso qui è proprio inesistente. E sulla situazione migranti? Sono i migranti, volutamente in questa sede non l'abbiamo voluto affrontare. Sui migranti c'è il problema della presenza di migranti in stazione, che ultimamente è diminuita parecchio, non sappiamo per quale motivo. L'unico punto probante sotto questo aspetto nel quartiere è quello nei dintorni della Caritas, perché sinché la Caritas è lì, quel pezzo di San Secondo sarà destinato un po' a soffrire di questa presenza, per ovvi motivi logistici, pratici. La sede della Caritas è praticamente diventato di fatto un campo migranti, senza servizi igienici, senza quel corollario di struttura. Noi siamo per l'apertura di un centro di transito, di un punto di accoglienza, lo chiamino come vogliono, perché qual è l'alternativa, scusate? I pad vuol dire fare 4-5 piccoli campi migranti in varie zone, coinvolgendo più cantieri. Io francamente non la capisco questa soluzione dei pad. Non vorrei che fosse una soluzione per prendere tempo, però ben vengano. L'importante è che le cose non rimangano come sono adesso. Noi purtroppo è un quartiere che è completamente adiacente alla stazione. La stazione, si sa, storicamente è uno dei punti attrattivi per i migranti e di conseguenza abbiamo imparato a conviverci, per carità, non è una questione così impellente.